Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui radunati, come tutti sappiamo, un giorno di grande festa nella nostra parrocchia, perché stiamo per celebrare la Santa Messa e soprattutto la solenne processione in onore di Maria Santissima, venerata sotto il titolo di Madonna della Vittoria. In questa omelia, anche facendo un pochino di sintesi delle cose molto belle che abbiamo vissuto durante questa settimana, ripercorreremo un pochino le grazie che la Madonna ha fatto a questa città, perché dobbiamo ricordarle, tenerle presente, valorizzarle, accoglierle perché non sono finite e soprattutto metterci in condizione di, in un certo modo, come vedremo per quanto possibile, ricambiarle. Chi è la Madonna? Introduzione. La Madonna è quella che ha messo in pratica perfettamente il Vangelo di oggi. Il giovane ricco ha scelto i molti beni di questo mondo perdendo Gesù. La Madonna ci insegna che Gesù è il bene per antonomasia, dinanzi a cui tutto il resto è relativo. La Madonna, noi l'abbiamo rappresentata con il bambino in braccio, cioè il bambino in braccio, ma sta con il gesto di porgercelo, cioè, ecco il tuo sommo bene, ecco il tuo salvatore. Poi Gesù ha detto una cosa agli apostoli, quando diceva che questi ricchi, insomma, hanno un po' di difficoltà perché hanno troppe cose, non perché sono cattivi, ma hanno da occuparsi di troppe cose e non trovano il tempo di occuparsi della cosa più importante, l'unica necessaria, che è il Signore. Dicono, come facciamo qua? E Gesù risponde, impossibile agli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile a Dio. Vi ricordate, conosce questa frase la Madonna, vi ricordate quando gli disse l'Arcangelo Gabriele? Guarda, conceperai proprio dello Spirito Santo, eh? Sta tranquilla, tutto è possibile a Dio. Cosa ha risposto la Madonna? Ecco l'ancella del Signore, che è diventata la madre di Dio. Ecco, madre di Dio, che è Dei Para in latino, genitrice di Dio. Qui la Madonna è venerata sotto il titolo di Dei Para, Madonna della Vittoria. Cosa è successo? L'abbiamo ripercorso in questi giorni. È stata una bella iniziativa, io devo anche ringraziare tutti quanti presenti perché ha avuto una buona partecipazione di fedeli. La Madonna è uscita in obbedienza al sommo pontefice Papa Francesco, come dice anche lei, e come tutti noi dobbiamo fare, vivere una chiesa che manifesta il fatto che è il Signore e la Madonna stessa che va incontro alle persone prima ancora che loro vengano da loro. È un gesto molto significativo. E questo non è molto diverso da ciò che la Madonna fece nel 1796, il 22 luglio, lo abbiamo ripercorso. A proposito, io ho preparato, mi hanno chiesto, sono riuscito già a farlo, potete già prenderli, stanno sui banchi in fondo della chiesa, un opuscoletto dove c'è il racconto degli eventi successi il 22 luglio del 1796 fino al 21 d'agosto, sia da parte di Giacomo Razza che da parte del canonico, aspettate che mi scordo sempre come si chiama, questo c'è un nome un po' particolare, Gioacchino Mastranni, che diedero la relazione di questi episodi, quindi potete leggerlo. Cosa è successo? La Madonna, le cose che faceva con più frequenza era aprire gli occhi e guardare in giro. Che significa questo? Significa che come madre ha gli occhi aperti su di noi, ma su questa città in particolare. Questo fatto è successo qui. La Madonna ce l'abbiamo anche portata uno dei giorni scorsi nell'atrio del cortile dove, della casa dove è proprio avvenuto questo miracolo, che poi si è ripetuto qui in questa chiesa e tante volte per diverso tempo consecutivo troverete la storia. Questa chiesa era aperta di giorno e di notte H24 per diverse giornate consecutive, qui era tutto quanto un suono di campane, perché appena la Madonna riapriva gli occhi e si girava, il parroco aveva ordinato suonate le campane. E come leggere dei racconti, in casa stava a suonare la campana la mattina e la sera, perché era visto un sacco di gente in questo episodio. Tra l'altro, poi il canonico, quando chiese, per esempio, voi sapete perché la festa qui è celebrata la seconda domenica di ottobre? Io l'ho saputo quest'anno, confesso, cioè questo è il secondo anno che io sto qui, quindi l'anno scorso non sapevo tutte queste cose. Perché la seconda domenica di ottobre? C'è un motivo, cioè, perché? Quando il canonico Mastranni andò dal Papa a chiedere, guarda, tutti lo sanno, questo è un miracolo riconosciuto, questo è un fatto riconosciuto dalla Chiesa, quindi non è che perché il canonico Mastranni l'ha fatto approvare questo miracolo dalla Santa Sede, quindi non è una fantasia, è successo questo episodio. Allora disse, noi dobbiamo fare una festa per la Madonna,
dobbiamo fare una festa pure bella grossa, insomma, con la messa, eccetera, eccetera. Il 22 di luglio, il primo giorno in cui sono successi questi eventi. Allora il Papa disse né sì né no, dice, perché però la Madonna dei Para della Vittoria, capite, nel 1796 erano già passati 200 anni dopo la battaglia di Lepanto, dice, ma Papa San Pio V ha già messo il 7 ottobre come festa della Madonna, tra l'altro di Rosario, dice, quindi che facciamo, che non facciamo, nicchiamo un po'. Allora il canonico si inventò, dice, facciamo una cosa, allora prolunghiamo la festa del Rosario, d'accordo, ci facciamo una bella ottava e cominciamo a fare festa dal 7 ottobre e poi la Madonna della Vittoria dei Ipana che ha lacrimato la festeggiamo la seconda domenica di ottobre, e così il Papa ha consentito. Per questo che facciamo tutta quanta questa festa, dopo se c'è un po' di tempo spero di sì, vi leggo proprio le parole originali, insomma, dell'autografo. E proprio in questa lettera che scrisse il canonico, guardate, c'è un altro particolare che dobbiamo ricordare, perché la Madonna non soltanto ha fatto vedere che ha gli occhi aperti su di noi, e qui dobbiamo subito farci una domanda: la Madonna ha gli occhi aperti su di noi, ma io ho gli occhi aperti su di lei o no? Volgiamo noi lo sguardo a Maria? Abbiamo imparato durante questi giorni, abbiamo pregato tante volte il rosario, ho distribuito tantissime corone del rosario, dopo la processione chi vuole sono ancora 300-400 corone del rosario disponibili, già benedette, quelle sono da prendere, sono gratis, perché io non do cose se non gratis, questo lo dovete imparare, tutto quello che vedete in giro, libri, buona stampa, cose, è tutto gratis, d'accordo, perché le cose non si pagano. Chi prende lo stella si prende solo l'impegno, ogni tanto lo deve dire. Papa Francesco mi ha detto che il mese d'ottobre dobbiamo dirlo tutti i giorni, e fate i bravi, ubbidite al Papa, e alla fine del rosario preghiera a San Michele Arcangelo e preghiera sotto la tua protezione. Anche queste chi le vuole le trova sullo fuscoletto in fondo alla chiesa. Poi sarebbe bene, perché è tutta salute per noi, perché la Madonna ci guarda, capite? Ma se noi non la guardiamo mai, non gli chiediamo mai, mamma dammi una mano, capite? Sono come un canale di grazia che rimane senza foce, capite? Come un fiume in piena che non trova uno sbocco dove poter andare se noi non accogliamo il dono di Maria Santissima, no? Allora, volevo leggere qualcosa, perché non c'è soltanto il muovere degli occhi, ma la Madonna ha fatto anche una cosa molto molto importante. Il 1796, voi sapete che erano tempi abbastanza tumultuosi, c'erano dei grossi sommovimenti, dopo la rivoluzione francese c'era il tempo in cui i francesi hanno fatto un'ambassa dappertutto, anche da queste parti, hanno fatto danni anche dentro questa chiesa purtroppo. I francesi sono tanto bravi, quindi stiamo parlando di quelli chiaramente del 1700, ma pure qui dietro hanno tagliato le teste di tutti quanti gli stalli dei tronetti dei canonici, perché c'erano gli stemmi dei Gaetani, sono tutti quanti i grifoni, tutti quanti mozzati qui dietro. Quindi, vabbè, comunque. Allora, volevo leggervi perché c'è un altro prodigio attribuito alla Madonna, un po' meno conosciuto. Leggo le testuali parole del canonico, il capo priore prima di Sermoneta, che professa la quale non solamente si è degnata di aprire gli occhi della sua misericordia sopra la di loro patria, non solo, ma ben anche nella scorsa guerra ha salvato la medesima dal saccheggio e i cittadini dallo spargimento del sangue. Non c'è, quindi c'è anche questo intervento attribuito alla Madonna. Sono venuti una determinazione di celebrarne in ogni anno la festa nella seconda di un domenica di ottobre, con quella sopra pompa e decoro che gli sarà permesso secondo le circostanze dei tempi. Il motivo per cui si fa questa solenne processione, lo sapete, no? Che già dalla sera del 22, come leggerete, la Madonna fu portata processionalmente qui, e nei giorni seguenti, siccome la gente era veramente entusiasta, perché capite, hanno fatto 3 o 4 processioni, vedrete lì le date, il 24 e il 26 di luglio, in continuazione, portando la Madonna in giro perché questo fatto fosse conosciuto. E guardate che qui è veramente venuta una marea di gente dalle parti di Sermoneta. Allora, qui la chiesa è aperta tutto il giorno, da quando sto io, fino a quando io starò qui, la chiesa la troverete aperta dalla mattina presto fino alla sera, e qualche volta anche di notte, come qualcuno di voi sa, perché ogni tanto si prega pure di notte. Ecco, la chiesa è aperta, qui lo dico con tanto amore, non soltanto per i turisti,
perché questo non è un museo a cielo aperto, è un museo grazie anche alla collaborazione mai troppo ricambiata in gratitudine da parte dell'Associazione dei Carabinieri, che ringrazio pubblicamente. Adesso ha riaperto anche il nostro splendido museo diocesano, ma il museo sta lì. Questa è una bellissima chiesa anzitutto, che sta aperta non principalmente, anche se certamente sono i benvenuti per i turisti che vengono a vederla, ma per noi che qui troviamo in continuazione nel tabernacolo Nostro Signore e in una cappella che ho cercato di rendere meglio possibile illuminata e un po' ripulita e restaurata, la Madonna della Vittoria possiamo pregarla come, dove e quando vogliamo. La Chiesa è sempre aperta per questo. È importante piano piano imparare a riscoprire la bellezza dell'essere e del venire in Chiesa come luogo di presenza. Questa è una Chiesa veramente, io appena entrato qui dentro, qui si respira proprio la presenza di Maria. Io ve lo dico insomma, e sono felicissimo di stare qui anche per questo motivo, perché essendo personalmente molto devoto alla Madonna, io poi vi confesso come si prega, come ho pregato in questa chiesa, ho 47 anni, non ho mai trovato un equivalente da nessun'altra parte. Ve lo confesso insomma proprio con una, quindi c'è un patrimonio, questo è per noi e per voi insomma anzitutto, capite? Quindi vi invito anche, quello che abbiamo vissuto insieme in questi giorni, sono molto contento quando posso pregare con voi, possa essere un inizio di una lunga serie. Vi dico anche un'altra cosa, poi ne parleremo in consiglio pastorale, siamo seriamente intenzionati a ricominciare a celebrare bene anche il 22 luglio, perché questo fatto del prodigio della Madonna è bene che sia sempre più meglio celebrato, ricordato e vissuto da tutta quanta la comunità. Voi capite, quando riceviamo una grazia grossa da parte del Signore abbiamo dei doveri anche di gratitudine. Voi sapete che San Tommaso diceva che la gratitudine fa parte della virtù cardinale della giustizia, cioè se uno ti ha fatto un regalo e tu gli devi essere grato, capite? Questo è un regalo grosso che va certamente con la nostra povertà, con la nostra miseria ricambiato anche con i segni esterni di gioia, di gratitudine che tributiamo alla nostra Regina del Cielo. Bene, con queste disposizioni ci apprestiamo a vivere questo giorno e anche la giornata di domani, insomma, che pur diversamente, in forma diversa, ci aiuterà a ricalarci nel clima e nello spirito di questi giorni. Ringraziamo Maria Santissima per tutto quello che ci ha donato, ricordiamo che gli occhi aperti su di noi, ecco, proponiamo da oggi di volgere un po' più frequentemente e un po' più devotamente lo sguardo su colei che infinitamente ama i suoi figli e, come ci ha dimostrato, questa terra con una certa particolare attenzione e predilezione. Siamo lodati Gesù e Maria.